Antonio Misiani, ne abbiamo voluto mostrare queste due realtà per provare anche a portarla alla questione che abbiamo posto all'inizio della puntata. Regione che vai, modalità anche di vaccinazione, di gestione della sanità che trovi. Dopo un anno di pandemia bisogna ricentralizzare tutto. Ma guardi, innanzitutto bisognerebbe fare funzionare le cose. Come voi avete ricordato, il problema non sono gli italiani che si fidano dei vaccini, fanno bene a farlo e si mettono disciplinatamente in coda. Il problema sono le strutture inefficienti che non funzionano e non riescono a garantire il ritmo di vaccinazione necessario. Ma io ho ascoltato con attenzione i rappresentanti dell'ASST di Cremona. Credo che al di là delle giustificazioni che hanno dato, avrebbe fatto meglio a chiedere scusa per il disagio. La Lombardia ha fatto il 78,3% di dosi somministrate sulle dosi consegnate. I numeri sono quelli che ricordava Galli. Il problema è che la Lombardia è quart'ultima, il 78,3% della Lombardia non solo inferiore alla media nazionale, ma è anche inferiore, per esempio, all'82,6% della Sicilia, che avete fatto vedere nel vostro servizio precedente. Che le cose in Lombardia non funzionino, lo dicono le scelte che sono state fatte in questi mesi. È stato cacciato l'assessore alla sanità, prima che è stato sostituito con Letizia Moratti, sono stati mandati a casa due direttori generali del welfare e della sanità in Lombardia, sono stati cambiati 5 piani di vaccinazione in quella che dovrebbe essere la punta di diamante e la regione più avanzata. Quindi la Lombardia è un caso clamoroso perché è una regione di 10 milioni di abitanti che dovrebbe essere all'avanguardia del piano di vaccinazione. Se le cose non funzionano adesso, mi chiedo come sia possibile accelerare fino a 500.000 vaccinazioni al giorno nella quota che dovrebbe essere di riferimento della regione Lombardia. C'è un problema di un sistema sanitario che è stato disegnato male negli anni e che, come veniva ricordato, non solo non riesce a gestire oggi il piano di vaccinazione, ma non ha gestito la vaccinazione antinfluenzale, per non parlare dei problemi drammatici che ci sono stati. Io sono bergamasco. I bergamaschi sanno bene. Posso rispondere alla domanda complessiva? Io credo che il caso disastroso della Lombardia ponga un problema più generale. Non è accettabile che ci siano differenze così marcate da regione a regione. La catena di comando nella gestione delle emergenze sanitarie va cambiata, va accorciata e io credo che vada più centralizzata rispetto a quanto accade oggi. Non si vuole centralizzare perché lo Stato è brutto e cattivo? Fatevi affiancare da regioni che funzionano meglio. La Lombardia chiami i responsabili di altre regioni dove la campagna di vaccinazione sta funzionando. Non so se questa idea piaccia ma se le cose non funzionano, chiamate quelli che le cose le stanno a Galli, che è un esponente, viene da una regione e rappresenta una parte politica che invece ha sempre, come dire, ha puntato con il proprio onore il fatto di essere una guida, un modello e non coloro che debbono prendere lezione da altri. Però stiamo ancora